Venite a terra! C'era ad aspettare Colombo sulla spiaggia di San Salvador quel 12 ottobre del 1492. Chi erano quegli indios che lo scrutavano nascosti nella giungla? Da dove venivano? E come erano arrivati fin laggiù? A partire da stasera, Rai 1 vi invita ad un viaggio per scoprire cosa è rimasto oggi, a 500 anni di distanza, di quei popoli, della loro cultura, dei loro valori, dei loro usi e costumi. Un viaggio dentro un continente che abbiamo chiamato Amerindia. Benvenuti nella stiva della nostra nave, tutto è pronto per la partenza. Da oggi cominciamo un viaggio emozionante, un viaggio che ci porterà indietro nel tempo e nello spazio alla scoperta dell'America. Di quell'America che Cristoforo Colombo scoprì 500 anni fa, ma che già esisteva da più di 15.000 anni e che ancora oggi esiste, sia pure ai margini delle società create dalla conquista europea. È l'America degli Amerindi, uomini che prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo avevano fondato civiltà ricchissime e molto diverse fra loro. Ci muoveremo sulle loro tracce. Per 60 giorni due troupe di Amerindia, con l'aiuto di due sponsor, l'Enciclopedia Multimediale della Motta e la Lufthansa, hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri seguendo le tracce e fissando nelle immagini la vita degli ultimi eredi di quei popoli. Gli Eschimesi, i Pelle Rossa, gli Incas, i Maya, gli Aztechi e gli ultimi indios dell'Amazzonia saranno i protagonisti di questo nostro viaggio. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima tappa di questo nostro viaggio, e cioè da Santo Domingo, nelle Grandi Antille, dove Cristoforo Colombo sbarcò 500 anni fa. Vi siete mai chiesti che cosa troverebbe oggi Colombo se sbarcasse sull'antica isola di Hispaniola? La risposta è in queste immagini. Thank you.
Santo Domingo è stata la prima città fondata da Colombo nei nuovi territori, esattamente nel 1496, ma di quel passato, come avete visto voi stessi, è rimasto molto molto poco. La Santo Domingo di oggi è diventata la Mecca del turismo e del divertimento, spiagge, discoteche, locali notturni e ben 6 casinò. Gli abitanti sono 1.700.000, ma i turisti che riempiono le spiagge tutto l'anno sono molti, molti di più. I domenicani sono quasi tutti di razza nera, discendono dagli africani che vennero deportati qui nei secoli successivi alla conquista. I Taínos, i pacifici indios che accolsero Colombo al suo sbarco, non esistono più. Sono stati decimati dalle malattie dei bianchi, contro le quali non avevano difese, e anche dalle razzie dei conquistadores. Di loro oggi non rimane che la traccia nei diari, una traccia nei diari degli esploratori. Eppure, Santo Domingo oggi si prepara a celebrare il 500enario con grandi mezzi e grande entusiasmo. Colleghiamoci con la TV Dominicana, dove c'è il collega Rodolfo Espinal, che è il conduttore del telegiornale della sera. Sentiamo come stanno andando i preparativi. Ecco Rodolfo Espinal. Allora, come sta vivendo Santo Domingo questi ultimi giorni di attesa prima del grande evento del 12 ottobre? Come stanno andando questi preparativi di cui tanto si parla sulla stampa di tutto il mondo? Rodolfo, vediamo se ci sente, se ha capito la nostra domanda, la traduzione. Grazie Piero, un piacere di ritornare alla RAI italiana. Vamos a hablar en español, ¿verdad? È meglio. Tenemos già tutto pronto, Piero. Siamo al momento culminante che i dominicani e tutti i latinoamericani stanno aspettando da molti anni. Il momento in cui abbiamo qui nella Repubblica Dominicana a Sua Santità il Papa. Avremo come ospiti Sua Santità il Papa, i reali di Spagna, molte personalità di altri governi e delegazioni diplomatiche che verranno nella Repubblica Dominicana e moltissimi giornalisti da tutto il mondo che si ritroveranno qui nella Repubblica Dominicana facendo di questa città, Santo Domingo, la capitale del mondo o quantomeno il centro dell'attenzione mondiale. I preparativi sono completati e stiamo per celebrare l'anniversario dei 500 anni della scoperta e dell'evangelizzazione dell'America e l'incontro tra la cultura europea e quella americana. Vi è un'attesa enorme, molti sono i preparativi per quanto riguarda la parte ufficiale. Il maggior problema è ospitare tanti capi di Stato e soprattutto il Papa sul suolo dominicano. Credo comunque che tutto andrà bene, tanto per quanto concerne questo storico appuntamento che per il nostro paese. Allora speriamo che vada tutto bene e arrivederci al 12 ottobre, al prossimo 12 ottobre. Buon grazie lavoro. Grazie a te Piero e alla RAI italiana per darnos questa opportunità di arrivare hasta il pubblico italiano e a tutto il pubblico europeo. Muchas gracias a ustedes. Bene, ecco, allora questa era la voce ufficiale, diciamo così, delle celebrazioni in America Latina per il 500enario di Colombo. Però bisogna anche dire la verità che non tutti la pensano come Rodolfo, sia al sud che al nord abbiamo raccolto durante il nostro viaggio spesso delle voci che sono convinte che l'arrivo di Colombo ha coinciso con la distruzione, con l'inizio della fine di questi popoli e della loro cultura. E in parecchi cercano di risvegliare un po' le coscienze dei propri connazionali. I modi sono tanti e diversi. Noi ve ne proponiamo uno dei tanti che abbiamo incontrato nelle piazze. Tutto ciò che sappiamo ci è stato tramandato dalla tradizione orale, di padre in figlio, dai nonni ai nipoti. Inclusive se riceven consignas en actos de muerte, como portadores de cartas vivas. E contiene un messaggio, un testamento come un qualcosa di vivo. E i nostri avi ci dicono che noi abbiamo un legame culturale che si perde nella notte dei tempi, nelle nebbie del passato.
se pierden las cortinas del tiempo y que hace 500 años, por ejemplo, cuando llegó da 500 anni, quando arrivò l'invasore e distrusse la nostra cultura, esiste un impegno che dice che dobbiamo conservare la nostra tradizione nel seno della nostra casa, nel seno della nostra famiglia. E questo abbiamo fatto per 13 generazioni. Oggi siamo alla 13ª generazione che ci parla delle rivendicazioni della nostra razza, del risorgimento della nostra cultura. Uno di questi messaggi dice infatti che quando arrivarono gli europei, strapparono le foglie dai nostri rami, fecero legname dai nostri tronchi, mangiarono i nostri frutti, succhiarono i nostri fiori, ma si dimenticarono della cosa più importante. Lasciarono le nostre radici, e le nostre radici sono molto profonde. Si perdono negli abissi della terra, e ora noi vogliamo consegnare questo messaggio a tutti i nostri fratelli messicani, perché rivendichino la dignità della nostra razza. E nosotros venimos a dejar este mensaje a todos nuestros hermanos mexicanos, porque nos preocupa, a los jóvenes de ahora nos toca reivindicar la dignidad de nuestra raza. E nel più profondo del nostro cuore conserviamo la nostra cultura, che non è il tesoro che cercavano affannosamente gli spagnoli e che ritenevano fossero le monete preziose, le gemme, l'oro e l'argento. Imbecilli, non si sono accorti che questo tesoro stava qui, dentro di noi, nel nostro cuore, ed è l'eredità della nostra cultura, è ciò che stiamo dicendo al popolo, che proclamiamo ai quattro venti, ai nostri sostenitori, alle orecchie dei nostri fratelli che ci vogliono udire e che sono coscienti di ciò che sta succedendo. Noi li esortiamo ad una lotta culturale, ad una sfida che non è contro la natura, ma insieme a lei, perché la nostra antica cultura, come è provato, era assolutamente ecologica, parlava dell'amore della natura. Come già si è comprovato, erano totalmente ecologiche. Ecco, questa realtà che vi abbiamo presentato non è che una delle tante che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. Ed è proprio per cercare di capire le ragioni di questa protesta che noi ci muoveremo anche nelle prossime puntate. Ma come ogni equipaggio che si rispetti, vogliamo farvi sapere che ci siamo attrezzati anche noi con strumenti validi a bordo che utilizzeremo durante questa navigazione, strumenti che ci sono stati messi a disposizione dall'enciclopedia multimediale della Motta, un'enciclopedia che oltre ai volumi utilizza anche delle videocassette di supporto, e conosceremo anche cosa c'è in queste videocassette, e insieme alle videocassette li abbiamo sistemati all'interno del nostro mappamondo altri due strumenti che si trovano nella stiva della nostra nave, e sono il computer che ci servirà per avere attraverso dei floppy disk delle altre indicazioni preziose per la nostra rotta, altre informazioni nei prossimi giorni.
E invece da stasera conosciamo meglio il quarto strumento a disposizione su questa nostra nave, e sono le Transvision. Le Transvision sono delle tavole grafiche realizzate con una tecnica molto sofisticata, con tre illustrazioni successive che si riferiscono, in questo caso, nella prima che vi mostriamo, ai tre momenti storicamente più importanti per il continente. La prima illustrazione è quella che mostra le migrazioni avvenute a partire da 15.000 anni fa dalla Siberia, e quando arrivarono i primi abitanti seguendo i mammut e poi dopo i bisonti, e che nell'arco di 1.000 anni arrivarono fino alla fine del continente, fino alla punta estrema dell'Argentina. Nella seconda di queste illustrazioni invece viene individuato quello che era la situazione dell'America al momento dell'arrivo di Cristoforo Colombo, quando cioè le civiltà americane avevano raggiunto il massimo della loro espansione, ovviamente ciascuna in modo diverso dall'altra, adattandosi al proprio territorio, quella dei Pellerossa nel nord, quella degli Aztechi e dei Maya al centro, quella degli Incas sull'altopiano delle Ande, e la realtà che è rimasta identica nel tempo fino ad oggi degli Indios dell'Amazzonia. Ed infine la terza illustrazione di questa prima Transvision si riferisce invece a quella che è la storia dell'America successivamente all'arrivo di Cristoforo Colombo, e mostra anche un po' sinteticamente gli effetti devastanti delle successive ondate di colonizzazione, sia al nord con la guerra di indipendenza guidata da George Washington, sia al sud con l'azione dei conquistadores spagnoli. Ecco, questa in sintesi è la storia che ci mostra questa prima Transvision, ma adesso credo che sia arrivato il momento di conoscere più da vicino invece i volti degli eredi, degli ultimi eredi di queste popolazioni che hanno successivamente abitato il continente americano. Vi facciamo conoscere questi volti attraverso una carrellata che ci ha preparato la nostra regista Mimma Nocelli, una carrellata che parte dal nord e arriva fino al sud dell'America, che ci consentirà di conoscere più da vicino appunto gli ultimi eredi degli Amerindi.
Queste sono le facce che abbiamo incontrato nel nostro viaggio e da domani conosceremo le loro storie. Ma Amerindia vi riserva un'altra sorpresa. Con il nostro sponsor, Lufthansa, abbiamo fatto contemporaneamente un viaggio parallelo nelle grandi città dell'America di oggi. Ogni giorno, al termine della trasmissione, prenderemo uno dei jet della compagnia tedesca per scoprire il fascino e i segreti delle più belle metropoli a sud e a nord del continente. Oggi cominceremo con Miami, la capitale della Florida, dove sembra proprio che sia estate tutto l'anno. Allora, allacciate le cinture di sicurezza e buon viaggio. Bene, ma torniamo al nostro viaggio. Abbiamo detto all'inizio che gli Amerindi giunsero in America attraversando lo stretto di Bering, ma come avvenne questo passaggio? Cioè, che cosa spinse questi popoli verso nuovi territori? Come facevano poi degli uomini di 15.000 anni fa a difendersi dal freddo, a sfidare le intemperie, a sopravvivere in mezzo ai ghiacci? A queste domande cercheremo di rispondere domani. Andremo in Siberia, nella regione di Bering, per cercare le tracce degli antenati degli indiani e poi incontreremo gli eschimesi, vedremo come vivono in mezzo ai ghiacci. Vi aspettiamo domani, alla stessa ora, su questa nave e sempre alla volta di Amerindia. Arrivederci.